È tutto pronto per le vacanze estive rivolte alle persone più grandi del comune di Urbino. Assessore, quali sono le date e le destinazioni? Allora, abbiamo voluto riproporre tutte le iniziative estive per gli anziani, perché anche parlando con diversi sanitari ci hanno detto che era assolutamente necessario, ma ne eravamo convinti, ripristinare il più possibile per riportare quella socialità che è mancata per tantissimi mesi alle persone più grandi. Quindi le riproponiamo tutte, abbiamo già chiuso le iscrizioni per il soggiorno in montagna a Bormio, abbiamo avuto tantissime iscrizioni, tanto che saranno due i pullman che andranno in montagna, così come pure il soggiorno estivo al mare a Riccione. E oggi annuncio che abbiamo riattivato anche servizio al Belvedere in Cesana, servizio diurno, quindi dal 5 di luglio gli anziani con un pullman potranno venire su in Cesana al Belvedere, fermarsi lì, giocare a bocce, a carte, e ci sarà la Croce Rossa che sostanzialmente seguirà queste persone, dando anche quindi una garanzia dal punto di vista sanitario. E il pranzo lì, e poi alle 4:30 circa col pullman torneranno a casa. Per questi soggiorni le iscrizioni sono ancora aperte fino al 1° di luglio, così come sono aperte le iscrizioni per i bagni Lallo a Pesaro. A differenza del soggiorno a Riccione, dove si sta in hotel per una settimana, il mare a Pesaro è anche quello con il pullman giornaliero, quindi la possibilità di salire in pullman, di arrivare ai bagni Lallo a Pesaro, di stare una giornata al mare e di rientrare. Ci sono anche i servizi alle terme di Petriano e in piscina qui da noi, e lo annuncio con molta soddisfazione perché abbiamo avuto tante richieste anche da cittadini di altri comuni dove i servizi non sono stati attivati, perché davvero è tanta la necessità di riprendere un po' di socialità e di vita comune.